Nuova tappa per Passione Regolarità. Ci troviamo a Milano Auto Classica, un'edizione insolita. Grandi personaggi, collezionisti e la consueta travolgente passione per le auto storiche. Si parte! Abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Roberto Giolito, il direttore di FCA Heritage. La storia di Lancia la riportiamo sulle strade? Beh, la storia di Lancia è grandissima, è una storia di innovazione, dalle anteprime tecnologiche, di tutto quello che è stato poi adottato dall'industria automobilistica, addirittura in tempi non sospetti, i primi concetti di riduzione che oggi sono estremamente attuali nell'ottenimento delle standard sulle emissioni, sulle performance, sulla leggerezza in genere. Quindi, che dire, una visione che non si spegne, è già stata assimilata in tutti i marchi di FCA e questo porta anche alla grandezza di oggi di una festa dei 110 anni con 15 vetture presenti qui sul parterre di Milano Auto Classica ad anticipare quello che sarà il servizio aperto da oggi per tutti gli appassionati di portarci le proprie vetture per essere certificate e restaurate oppure per ottenere online un certificato d'origine attraverso il sito web fcaheritage.com. Qua Franco Mazzotti, ce la siamo lasciati alle spalle da non molte settimane, una gara che ha riscosso molto successo sia nei partecipanti, dal punto di vista organizzativo siete stati soddisfatti? Siamo stati molto soddisfatti dal punto di vista della logistica, perché avere strutturato la gara sui due giorni si è rivelata una scelta secondo me vincente. Paolo Mazzetti, che è il nostro segretario esecutivo, ha scelto, ma li avrete visti, dei panorami eccezionali, per cui siamo spaziati dal lago di Garda alla Franciacorta, dalla Franciacorta a Villa Mazzotti a Chiari. Devo dire che con degli scenari francamente indimenticabili. Milano Auto Classica, Passione Regolarità, Alberto Sacco. Ciao. Amico, pilota. Senti Alberto, allora, com'è andato il 2016 delle tue avventure regolaristiche? Beh, intanto mi sono divertito, perché questo è lo scopo principale, visto che insomma questo è uno sport che costa, corriamo, ci divertiamo e portiamo a casa la coppetta. Però è stato divertente, le macchine sono andate tutte abbastanza bene. Io ho migliorato la mia posizione, potrei far di meglio se mi allenassi un po' di più, però bene, poi gli amici, l'ambiente è una cosa divertente, quindi soddisfatto. 2017, hai già messo in calendario qualche manifestazione? Beh, comincio con la Winter Marathon, poi vorrei fare qualche gara di campionato perché quello serve per migliorare la mia qualifica di driver, sperando finalmente di riuscire a diventare uno di quelli bravi, però... Sei giovane, Eden. Sì, esatto, ho una vita davanti. E poi farò certamente gare come la Nuvolari, mi piacerebbe provare a farla a Mille Miglia, magari provare Canossa che non l'ho mai fatta, insomma ho intenzione di usare un po' le macchine e quindi farò un po' di tante cose. Siamo in compagnia del dottor Giancarlo Pascal, presidente dell'Automobile Club di Mantova e socio fondatore di Aci Storica. Benvenuto. Allora, Aci Mantova, un club storico, importante, storia, Museo Nuvolari. Aci Mantova, oltre ad essere radicato molto sul territorio, è depositario della memoria storica e dei trofei e dell'immagine di Tazio Nuvolari. E quindi in quest'ottica è stato costruito e riaperto il Museo Tazio Nuvolari, che era chiuso da parecchi anni, all'interno di una nuova location che ci ha fornito il comune, veramente splendida, e grazie al contributo di una onlus che si chiama Società Amici del Museo Tazio Nuvolari, senza grande fantasia, e con il contributo di uno dei nostri main sponsor che è Eberhard, con il contributo dell'ACI Italia, con l'associazione industriale eccetera, siamo riusciti a riaprire questo museo che devo dirvi ultimamente era raccolta museale, è diventato museo perché è aperto dal martedì alla domenica. L'immagine di Tazio Nuvolari, la figura di Tazio Nuvolari, del quale fra poco uscirà anche un film, è importantissima per l'Aci Mantova e per la storicità anche di Aci Storia. Abbiamo con noi Riccardo Rosi, il presidente di Altitude Eventi ed organizzatore della Corsa d'Alcide. Vogliamo spiegare la Corsa d'Alcide, dove nasce questa idea e la storia della Corsa d'Alcide, che è una storia molto particolare. Dunque, la storia nasce da un fatto sociale, non nasce da una gara storica, come la maggior parte delle gare. Questa nasce invece dal, diciamo, dal,
glorificare le imprese che facevano i due fratelli Ancillotti a Poggibonsi quando portavano il pesce fresco dall'Argentario fino a Poggibonsi negli anni 30. Il format della corsa dal CEDA? Dunque, il format sono due giorni, in cui facciamo il primo giorno, il sabato, facciamo da Poggibonsi fino all'Argentario a Porto Ercole per l'esattezza ritorno. Sono all'incirca 400 km di andata e ritorno con tutto il giorno. Facciamo anche delle prove in notturna perché ci fermiamo a fare cena per strada, quindi l'ultimo tratto di un'ora e mezzo sono una di 15 prove in notturna sono. Secondo giorno invece la domenica facciamo tutto il Chianti senese fiorentino, sono 250 km. Anche lì appunto abbiamo delle gare molto impegnative perché arriviamo in totale a 102 prove, questo ormai è il format della gara, 102 prove che sono tutte su strada, nessun piazzale, in dei paesaggi straordinari, è una regolarità super classica e avverrà nei giorni 9, 10, 11 giugno del 2017. Con noi Franco Spagnoli. Franco Spagnoli, benvenuto, scuderia Franciacorta Motori, campione di regolarità per autostoriche e campione italiano Top Car 2016. Franco, allora ci racconti un po' come è andato l'anno 2016? Allora, diciamo che l'anno 2016 è stato un anno più difficile del 2015, perché l'anno scorso noi eravamo stati campioni italiani e avevamo vinto però con una gara di anticipo. E eravamo andati, mi ricordo, all'ultima di campionato che era Campagna e Cascina, che è di solito la chiamano l'università della regolarità per la sua difficoltà nel modo di come viene fatta, viene gestita la gara. Eravamo andati sereni perché tanto eravamo già campioni italiani. Quest'anno invece ce la siamo giocata proprio all'ultima gara e devo dire che è stato un campionato sofferto. Però ovviamente come tutte le cose che sono un po' più sofferte ti danno anche più soddisfazione. Nel percorso 2016 che ti ha portato alla vittoria del campionato, dove hai capito che poteva esserci questo tipo di possibilità o dove ti sei sentito un pochino a rischio? No, è sempre stato un campionato a rischio. Ho iniziato con la Coppa dei Lupi che l'abbiamo vinta. Subito dopo abbiamo fatto la prima Nord Coppa della Pace, andavo bene, poi ho avuto una rottura. Così come in altre due gare ho avuto problemi con l'automobile e si è sempre stati, diciamo, in lotto ma però con l'acqua alla gola, cioè abbiamo sempre dovuto, mai ho avuto la certezza di fare come l'anno prima. In compagnia di Antonio Salzano, presidente di ACI Caserta e coordinatore regionale per la Campania. Antonio, ben trovato, abbiamo già un luogo importante alle spalle, ACI Storico. Senti, ci parli del tuo ACI Caserta? L'Automobile Club Caserta è uno dei più antichi d'Italia e in passato ha avuto diciamo, il grande onore e il grande compito di realizzare quello che era il famoso circuito di Caserta. Sulla base del circuito di Caserta si è avviato ad una notorietà a livello nazionale che purtroppo è terminata proprio per il circuito di Caserta il 18 giugno del 1967, dove ci fu un incidente, anzi 1965 mi correggo, dove morirono 5 piloti. Da quel momento fu decretato lo stop delle corse su strada e quindi terminò anche il circuito di Caserta. Oggi l'Automobile Club Caserta è ritornata ad essere protagonista sul territorio. ACI Caserta nel 2017 punterà, per quanto riguarda ACI Storico, alla rievocazione del circuito di Caserta, che quest'anno verrà fatto sotto l'egida dell'ACI, si svolgerà a settembre e avrà come epicentro la Reggia di Caserta. Avremo un percorso che ripercorre quello del 1928. Partirà da Caserta, Santa Maria Capua Vetere, passeremo per Capua, Bellona, risaliremo la famosa salita di Gradilli, arriveremo alla Vaccheria per scendere nuovamente a Caserta. Questo percorso, che è il primo percorso del circuito di Caserta, da non confondere con l'ultimo che fu svolto sul vialone Carlo III. Perché abbiamo scelto di riprendere questo percorso? Guardandoci intorno ci siamo resi conto che tanti vantano circuiti, il circuito di ogni città vanta un circuito e in realtà si è capito che l'automobilismo storico oggi fa brand, fa marketing, fa ricchezza, fa risorse e per cui abbiamo detto ma perché noi che abbiamo una storia non sfruttiamo questa storia? Insieme con un gruppo di amici,
un gruppo di appassionati che mi hanno sostenuto per la campagna delle elezioni del 2016 come presidente ACI, perché in quanto io sono presidente da appena da maggio 2016 e quindi ho avuto giusto il tempo per rilanciare, riorganizzare, ridare un'immagine e un ruolo centrale alla ACI Caserta, ed essendo anche collezionista di auto storiche di un certo rilievo ho fatto sì che le mie conoscenze, i miei amici divenissero amici dell'ACI e quindi riprendere questo percorso che è rimasto fermo qualche tempo fa, qualche anno fa, e lo riproporremo. Allora, Antonio Iaro, Digitec, sistemi di cronometraggio per le gare di regolarità. Siamo al termine, siamo a domenica pomeriggio, al termine di questa bellissima mostra. Siamo un po' al termine anche del percorso del corso di regolarità a fumetti che avete sviluppato in collaborazione con la rivista Automobilismo d'Epoca e con l'incontro che si è sviluppato in questi tre giorni invece con gli appassionati in campo nella pista creata apposta con il vostro supporto per delle prove pratiche. Facciamo un po' un resoconto di tutta questa attività? È stata una bellissima esperienza perché abbiamo trasformato in realtà quello che era il progetto a fumetti e cartaceo. Quindi alla fine abbiamo avuto un buon numero di persone curiose che sono venute o per capire proprio come funziona la regolarità o avendo fatto delle esperienze ma cercando di capire errori e problematiche. Com'è stato il riscontro, diciamo, dei lettori e in questi giorni anche degli appassionati? Buono, è stato un buon riscontro. Diciamo che di tante persone che non capivano cosa sono queste macchine che girano nei piazzali hanno capito, hanno visto e hanno apprezzato. Abbiamo scoperto qualche top driver, tu che sei un esperto di regolarità? Potrebbe essere un po' nascosto. Ad oggi un po' nascosto, da sgrezzare molto ancora, pietre da sgrezzare ancora, questo sì. I partecipanti cosa ne hanno pensato? Erano tutti molto contenti, devo dire la verità, che hanno capito qualche trucchetto, qualche piccola cosa che gli sfuggiva. È stata una cosa molto positiva. Antonio, invece i partecipanti, fermo restando il loro piacere, questa passione che hanno portato avanti, cosa ti hanno chiesto? Quali sono state le domande più frequenti degli appassionati in questi giorni? Beh, diciamo che la cosa che pochi avevano capito era il grosso lavoro che devi fare prima di fare i tempi, cioè come fare il mirino, come posizionare, come verificare se è stato posizionato bene, ed è stata una cosa molto interessante, anche perché siamo poi riusciti a fargli vedere col Bora S la possibilità di fare l'allenamento con un apparecchio solo. Quindi la possibilità di collegarlo via radio col pressostato e di verificare in tempo reale sia la sdoppiata in macchina che la sdoppiata a terra per capire quali sono le migliorie da fare. Siamo a Milano Autoclassica in compagnia di Fabio Lamborghini. Ciao Fabio, è un piacere averti qui. Una rapida presentazione: Fabio Lamborghini, nipote del famosissimo Ferruccio Lamborghini. Senti, la tua presenza la vediamo accanto a questa bellissima centenario. Parliamo di qualcosa in particolare? Beh sì, certo, io come nipote del fondatore, non a caso siamo qui appunto in questo stand dove ci sono le auto del nostro importante del brand del Toro, e come appassionato sono qui in questa fiera importante che è la sesta edizione Milano Auto Classica. È una meta per tutti gli appassionati, è una meta dove rincontriamo amici, persone che insieme a me portano avanti questa grande passione. Io oggi, dopo 20 anni di direzione museale, ho deciso di celebrare mio zio Ferruccio Lamborghini in contesti diversi. Ferruccio Lamborghini si celebra non solo in Italia, si celebra nel mondo, anche con la mia presenza. E quest'anno, il 2016, è un anno molto importante per la nostra famiglia, perché appunto è il centenario della nascita del fondatore e anche il 50° anniversario della mitica Miura, quindi doppia festa, doppie celebrazioni. Due numeri non a caso, 55. Due numeri non a caso, e tra l'altro una cosa che pochi sanno, forse hanno pensato, mio zio i suoi 50 anni li ha fatti proponendo la Miura, creando la Miura, quindi un
Non lo sapevo neanche io. Non me l'avevi detto quando ti sono venuto a trovare. Beh, sai, sono tante le cose da dire, ci vorrebbero giorni e giorni. E quindi è una cosa molto bella e particolare. E l'altra cosa, non so se è venuta casuale oppure no, il motore ha ruggito la prima volta della Miura proprio il giorno, il 28 aprile del suo compleanno. Quindi sono cose che anche solo pensare mi emozionano ancora, mi mettono i brividi. È una chicca per quelli che ci stanno ascoltando, perché non l'ho mai detto a nessuna TV. È un'esclusiva mondiale. È un'esclusiva, sì, sì, che è la prima volta, davvero. Mauro Doria, il presidente della Scuderia a Tempo Perso, organizzatore della famosissima Coppa dei Lupi, che è la prima manifestazione dell'anno del campionato italiano, lo è stata nel 2016, lo sarà nel 2017. Vogliamo spiegare un po' il format della Coppa dei Lupi, un format molto particolare, una gara molto avvincente, dall'altro in un periodo dell'anno, diciamo, qualche volta anche ostico dal punto di vista medio, ma è il bello della Coppa dei Lupi. Sì, allora la Coppa dei Lupi si svolge in pieno inverno, quindi poi da un anno a questa parte, quest'anno proprio, è stata portata al primo weekend dopo la Befana. Quest'anno tra l'altro cadrà proprio il giorno dopo, quindi il 7 di gennaio. È una gara, come ho già detto, che si svolge in invernale e soprattutto in montagna, perché per la maggior parte si svolge nel Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi a un'altezza che va dai 800 ai 1500 metri massimo. Pietro Tenconi, Classic Car Charter, azienda storica dal 1922, grandissime auto. Pietro, raccontaci un po' Classic Car Charter. Allora, Classic Car Charter nasce dalla passione di mio papà per le auto d'epoca, che ovviamente ha tramandato a me. E nel 2000 abbiamo aperto proprio la parte legata al noleggio delle auto storiche per fare le gare e gli eventi. Invece mio nonno nel 22 aveva aperto la prima concessionaria Fiat a Sesto San Giovanni, che da cui è nato proprio tutta la nostra storia, la nostra passione per le auto. Mio papà è da quando aveva 19 anni che colleziona auto d'epoca, non ha mai venduta una per fortuna, e quindi adesso ci troviamo un bel parco auto e abbiamo la fortuna di poterlo mettere a disposizione delle persone che vogliono provare a vivere delle emozioni particolari o partecipare a degli eventi per cui non hanno le auto adatte. E allora qui possiamo aiutarli con un servizio a 360 gradi, quindi dal noleggio, la consegna, il ritiro, l'assistenza, assisterli per quanto riguarda anche l'iscrizione, per quanto riguarda cosa si può fare prima di partire per la manifestazione oppure dopo. Cercare di far godere oltre che solo le vetture anche la presenza in Italia, soprattutto perché di solito i nostri clienti sono stranieri, la presenza in Italia non solo legata alla macchina ma proprio legata alla nazione, alla nostra bella Italia. Siamo con Rossano Nicoletto, presidente del RIVS. Spieghiamo il RIVS che cos'è. È un registro nazionale che accomuna più di 60 club su tutto il territorio, è riconosciuto in tre regioni, Veneto, Piemonte e Umbria, ed ha un motto che è al servizio della tua passione. Ci rivolgiamo noi soprattutto a quelle categorie che non possono usufruire, e lo vediamo anche oggi qui a Milano Auto Classica, Armanno, che normalmente non usufruiscono di questi servizi, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani. Stelle su Listone è stato un successone, concorso d'eleganza alla sesta edizione, l'anno prossimo faremo la preview alla Mille Miglia, perché come ben sai il programma è ufficiale, la prima tappa della Mille Miglia sarà da Brescia a Padova, quindi noi presenteremo il nuovo concorso di eleganza Stelle su Listone, la preview la faremo proprio via Padova in occasione del passaggio della Mille Miglia. Andrea, dal punto di vista sportivo com'è andato il 2016? Tante manifestazioni, tante gare, ho visto ottimi risultati, ho visto macchine che cambiavi durante le gare. Allora, mi sono divertito tantissimo. La stagione, sì, ho fatto tante gare con auto diverse, una più bella dell'altra. Infatti sono fortunato, sono un uomo fortunato. I risultati un po' così così. Non lo so, probabilmente è stato un anno di transizione.
ho fatto qualche cambiamento di troppo per quanto riguarda l'approccio alla gara, al pre-sostato, strumentazioni varie che ho modificato, non lo so. Quindi così, però penso al 2017 che inizierò con la Winter Marathon. Con che macchina? Con una Balilla scoperta. E quindi, questo mi sembrava stato inteso. Sì, ripeto l'esperimento di qualche anno fa, però con un po' più di motivazione. E ma ce la metterò tutta, ecco, questo voglio iniziare nel migliore dei modi, ecco. Con noi Simone Tacconi, organizzatore del Bergamo Historic Campi. Ciao Simone, ciao. Ben trovato. Io direi col cominciare e far conoscere ai nostri spettatori l'evento. Qual è il format? Qual è il format del successo del Bergamo Historic Grand Prix? Beh, allora è nato innanzitutto nel 2004, anzi fine 2003, quindi è più di 12 anni, 11 anni e mezzo che stiamo organizzandolo. È nato proprio perché Nuvolari, ho scoperto studiando appunto la storia della corsa che si chiamava Coppa Città di Bergamo, vinta da Nuvolari nel 1935 con un Alfa Romeo. E quindi appunto il Bergamo Historic Grand Prix è nato ovviamente come rievocazione di questo grandissimo evento importante, anche perché abbiamo un circuito medievale cittadino che fu praticamente aperto nel 34 e chiuso nel 35, perché poi non l'hanno più fatto. Il tracciato è stato usato per altri 10 anni nel campionato italiano motociclismo, infatti abbiamo Carlo Ubiali e questi altri campioni che hanno corso e vinto su questo circuito meraviglioso. Il contesto ovviamente è la Bergamo Alta, quindi un contesto fantastico, incredibile. Lo stesso Nuvolari disse che avevamo un circuito sublime, addirittura più importante di quello di Monte Carlo, e quindi diciamo che appunto la location è d'eccellenza. In più, da poco, appunto da questi 10-11 anni, invitiamo a partecipare vetture importantissime, soprattutto da corsa, quindi abbiamo Anteguerra, Gran Premio, poi abbiamo delle GT, quindi Gran Turismo, Sport Prototipi, e poi abbiamo delle moto che vengono praticamente costruite dal 1910-20 fino al 75. La situazione del codice della strada, della liberalizzazione dell'articolo 60 e ovviamente anche quello che riguarda le defiscalizzazioni, quindi se c'è una probabilità che gli emendamenti che sono stati presentati ultimamente possano arrivare fino alla fine del loro percorso e tornare e che tornino le agevolazioni fiscali per i veicoli ultraventennali. Ovviamente la riforma del codice della strada guarda alla riduzione almeno al 50% in basso dell'incidentalità e mortalità che oggi avviene nei nostri centri urbani. In questa direzione devo dire che sia le case costruttrici che l'utilizzo da parte dei conduttori di autovetture ci fa ben sperare, perché effettivamente incidenti e morti si riducono. Ovvio che il codice della strada guarda a tante cose, come appunto è stato citato, e attenzione particolare, visto che siamo a Milano Autoclassica, riguarda ovviamente le vetture che hanno superato i 20 anni e che quindi dobbiamo guardare con particolare interesse, se di interesse storico, non semplicemente vecchie, e ovviamente le vetture oltre i 30 che hanno dei benefici fiscali importanti. Allora, vorremmo ritornare allo stato quo ante, cioè quando raggiunti i 20 anni le vetture non debbono più pagare il bollo, l'hanno già pagato per 20 anni ed è una tassa che è di possesso e non di uso, perché molte volte superato quegli anni le vetture non vengono più utilizzate. Quindi vorremmo applicare un principio europeo che chi consuma deve pagare, e di conseguenza se la vettura non si muove dal garage non deve pagare nulla. Pensiamo anche a una riduzione dell'IVA, quindi un'IVA agevolata, così come utilizziamo per l'ecobonus. Siamo con all'avvocato Mauro Gianzante, campione di regolarità. Mauro, ben trovato, benvenuto. Senti, le tue presenze sono ultimamente un pochino più rarefatte. Che gare hai fatto quest'anno nel 2016? Niente di particolare, solo una gara di campionato che non ho completato, la Coppa dei Lupi, poi il circuito di Pescara e un paio di manifestazioni minori, XAI e ASI. Mi sono dedicato al nipotino che è arrivato a giugno e che mi prende molto entusiasmo e molto tempo.
Senti, Mauro Gianzante oggi nei confronti della regolarità, passione infinita? Passione infinita per la regolarità, per il mondo della regolarità, per il mondo delle auto d'epoca, per la storia della corsa della mia città, con l'impegno di poter dare il meglio di me come appassionato, spero ancora anche come partecipante, perché la voglia e il piacere di essere in gara è sempre dominante. Il tempo è sempre più tiranno, ma spero l'anno prossimo di potermi occupare di più e poi anche di dare una mano per rivedere se possibile determinate normative che credo sia giusto, arrivato il momento per ripensarle e vedere se questi coefficienti tanto odiati possono essere rivisti con delle formule nuove. Vuoi dirci che idea hai in proposito? Io stavo pensando che oggi l'obiettivo agonistico nelle manifestazioni di campionato italiano come nelle grandi eventi è diventato preminente, però c'è un dominio di vettura anteguerra che sotto il profilo storico ha poco da dire rispetto alla storia agonistica e sportiva dell'automobile che si è sviluppata in vari decenni e ogni decennio ha avuto momenti importanti con vetture rappresentanti che purtroppo con questi termini di coefficienti sono penalizzate e non si vedranno mai in gara. Siamo allo stand Alfa Romeo in compagnia di Andrea Cagliani, che è responsabile eventi della Scuderia Portello. Ciao Andrea, ben trovato. Senti, 2016 com'è andato dal punto di vista eventi? È stato un grandissimo anno, caratterizzato soprattutto dall'avventura che i nostri equipaggi hanno fatto con le Giulia alla Pechino Parigi, gara che sono riusciti a concretizzare dall'inizio alla fine, classificandosi secondi e terzi di classe. Addirittura l'equipaggio Chiodi Maria degli Esposti sono arrivati tredicesimi assoluti, quindi questa è stata, diciamo, la grande avventura, il main event. Nelle varie competizioni, sia in pista che nelle gare di regolarità, c'è stata un'ampissima partecipazione della scuderia in un calendario molto fitto, che è partito dalla Mille Miglia, è andato a coprire la Bernasca Silver Flag, la Coppa d'Oro delle Dolomiti. Sui circuiti internazionali siamo sempre stati protagonisti, al Nürburgring. Adesso stiamo lavorando per il 2017, abbiamo questa grande ambizione di tornare in Messico a fare la carriera panamericana. C'è una grandissima collaborazione con il brand e con il gruppo FCA, dove noi cerchiamo di dare anche il nostro contributo nel far vedere le attività delle Alfa Romeo storiche, anche naturalmente per supportare quella che è la storia attuale di Alfa Romeo. In compagnia dell'architetto Paolo Ceccanti, presidente del comitato promotore del Parco Valdera Auto d'Epoca, un nuovo progetto nella zona della Toscana. Io direi, Paolo, passo a te la parola, così spiegherai ai nostri telespettatori queste due idee. Bene, si tratta, entro subito nel vivo, si tratta di uno spazio che, su cui condividere, diciamo, la passione del motorismo storico a 360 gradi. Quest'area della dimensione di circa 13 ettari consiste e prevede una serie di attività che vanno dal corso di restauro, quindi la scuola di restauro, a attività legate agli aspetti commerciali come spazi per le aste delle auto, uffici preposti per attività legate a tutto ciò che riguarda l'auto d'epoca, quindi dalle assicurazioni, dalle pratiche automoto, addirittura dagli uffici per i quali i registri storici per i registri storici italiani che volessero aderire a questa iniziativa. Stand Scuderia Gioco Storiche, siamo con la presidente Colomba Rita Annunziata. Ciao Rita. Sì, ciao a tutti. Domenica pomeriggio, siamo quasi al termine di questa manifestazione. Rita, sempre presente, sempre grande stand, grande affluenza, amici, appassionati, soci. Sì, è stato un gran flusso di soci, soprattutto abbiamo fatto anche dei soci nuovi molto importanti. Tra questi c'è stato il presidente del Jaguar Club della Danimarca, che è diventato nostro socio. Qui, diciamo, diventa una scuderia italiana internazionalizzata. Certo, noi abbiamo anche altri soci in Svizzera, in Francia, in Cecoslovacchia, e ci mancava la Danimarca. Rita, tanti appuntamenti, sei sempre presente. Poche settimane fa a Fiera di Padova, adesso siamo qui a Milano, prossimi impegni, ci sono ancora altri impegni prima della fine dell'anno? Sì,
Allora, la prossima settimana saremo al Motor Show di Bologna con quattro Jaguar d'epoca particolari, una SS100, una XK120, un Jaguar Coupé e un MK2, cioè le icone dei modelli Jaguar. Rita, grazie dell'ospitalità, siamo comunque felici di essere sempre qui vicino a te e di condividere questa tua passione, questa tua dedizione a questo marchio e a tutti i nostri amici appassionati e soci. Sembriamo in piedi, invece siamo distrutti, una intervista insolita, siamo a fine fiera, la fatica si fa sentire, questo è il nostro giaciglio. Passo alla regolarità. Buonasera a tutti, alla prossima. Il nostro viaggio a Milano Autoclassica termina qui, dopo tre giorni trascorsi indietro nel tempo. È sempre un'emozione ritrovare i rumori, gli odori e le sensazioni che ci arrivano dalle nostre amate storiche. Vi salutiamo sfrecciando a bordo di una Fiat 501 Sport verso Motor Show 2016.